Il ballo del godo, letteralmente. L'incredibile ballo del godo. Buonasera amici, benvenuti in live. Dovremmo esserci, dovremmo essere okay, tutto attivo. Incredibile ballo del godo. Perfetto, dovevo mettere pausa alla premiere. Buonasera amici, benvenuti in live. Io sono Poldo, sono le 20:30. Come promesso, partiamo in live, diretti, pronti, che si parte all'avventura. Io vi do il benvenuto in... Ho detto veramente si parte all'avventura, Cristo Dio. Si vede che l'utilizzo, l'esposizione a TikTok a lungo termine dopo un poco fa male al cervello. Come va amici? Come state? Avete passato una buona giornata? Avete passato una buona settimana? Non so nemmeno che giorno è oggi. Oggi è mercoledì, perfetto, non posso dire nemmeno una settimana. Però boh, che sta succedendo in questo periodo? Spero stia andando tutto bene. Ah, è riniziata la scuola, godo, così la smettete di non fare un cazzo dalla mattina alla sera, però imparate qualcosa per carità di Dio. Iniziate a smettere di stare tutto il giorno a sparare stronzate su internet e imparate qualcosa. Per il resto, signori, è morta la regina Elisabetta, è morto Giorgio Napolitano, è morto Matteo Messina Denaro e io sono ancora qua a parlare male di Five Nights at Freddy's. Sto scherzando, ovviamente. Sto scherzando. Allora, siccome molte persone vedranno questo video dopo, perché verrà salvata come live, chat, salutate anche gli spettatori che vedranno il video molto dopo rispetto a quando a voi che lo state vedendo in diretta. Quindi ciao, buonasera. Allora, si dia il caso che settimana scorsa, esattamente lunedì 18 ottobre, è uscito uno dei video più controversi del mio canale, essendo che era un video di io contro tutti. È una cosa, è un concetto strano, però quel video io lo considero io contro tutti. Perché? Perché quel video è un video molto di pancia. È un video che è uscito da tante chiacchiere su Discord con dei miei amici, in cui ho ragionato questo tema dell'evoluzione di tutti questi horror per infanti. E alla fine è nato questo video che, a differenza degli altri video, dove di solito io studio bene l'argomento e mi studio un po' la struttura, è stato molto di pancia, proprio l'ho scritto così come ce l'avevo in testa, che poi è quello che mi ha fatto dire: cazzo, questo video mi piace un botto, però sarà molto divisivo, proprio perché nel video ho detto molte... Io di solito tendo a essere molto neutro, proprio per evitare queste cose, però questo è un video dove o ero zero o ero mille, quindi è un video molto divisivo. E adesso un pochino parleremo di questo video, dopodiché faremo una bellissima tier list dei mascotte horror. Ho visto già i signorotti di turno iniziare a scrivere: ma guarda che si scrive mascotte con due T e una E, brutto rincoglionito di merda. Prima di scrivere queste cose, valuta il fatto che esiste l'inglese e l'italiano. In italiano si scrive in un modo, in inglese si scrive in un altro modo, tanto che io nel video l'ho pure specificato che mascotte è in italiano e mascotte senza il TE finale è in inglese. Quindi una volta che abbiamo zittito questi signorotti padroni della discordia, continuiamo con la nostra live. Intanto benvenuti a tutte le persone che sono entrate. Prima di iniziare, io sconsiglio fortemente la live a chi ha meno di 18 anni, visto che... No, non è vero, ovviamente. Ovviamente sto scherzando, però se siete molto piccoli, tipo meno di 14 anni, che non riuscite a mettere due parole una dietro l'altra, ragazzi, valutate attentamente di stare dentro questa live, oppure potreste crescere veramente in modo molto negativo e nocivo per la vostra, diciamo, non rovinatevi l'infanzia per colpa mia, ecco. Gliel'ho corretto anche io, comunque, giusto per dire. In che senso? Ah, vero, sì, tutti i signorotti. Va bene, e prima di iniziare vi spiego un attimino come funziona una live. Una live è una diretta in cui io e voi parliamo, è una diretta in cui voi partecipate alla live, in cui noi chiacchieriamo su un argomento, domande, risposte, insomma, è molto interattivo, è bello perché c'è questo rapporto, quindi è molto brutto quando entrate in live e iniziate a scrivere puttanate in chat, ok?
Io adoro questo rapporto che la chat partecipa attivamente alla live, risponde, fa domande, interagisce senza fare la classica chat da NPC con spam di emote. Forza Napoli, molto divertente, dopo 10 anni non fa più ridere. Dove si scrivono puttanate, insomma, quindi teniamo la chat pulita, evitate le solite, il solito spam da puttanate di TikTok, perché per quello avete H24 la possibilità di sfogarvi nei commenti proprio di questi TikTok che tanto nominiamo, visto che ormai sono diventati di una banalità incredibile, e io vi do il benvenuto in questa live. Allora, partiamo subito con ciò di cui parliamo stasera. FNAF fa schifo ed è un gioco per bambini. Ovviamente non è vero, però vi siete triggerati per un attimo, però vi è venuto quel... Adesso inizio a scrivere, no, ma che cosa dici, Bolt? Ma che cosa fai? Ma non si fanno queste cose, non si possono dire queste cose! Appunto, io vi sfido... Davvero è una sfida che voglio fare io contro voi, ad aprire il mio video di lunedì e cercare il momento preciso in cui la mia bocca ha detto FNAF è un gioco per bambini. Ho letto molti commenti che in realtà mi sono molto piaciuti sotto a quel video. Tanti commenti di gente che ha fatto magari dei papironi in cui magari non mi dava contro, però comunque presentava il motivo per cui il video non si era piaciuto, che travisavano totalmente il video, si concentravano forse sul titolo e sulla copertina del video o su varie piccole affermazioni, travisando totalmente ciò che il video voleva essere e traendo le loro conclusioni, molto banalmente. Il commento più celebre sotto quel video è: comunque FNAF non è un gioco per bambini. E la mia risposta è: e io? Quando cazzo ho detto che FNAF è un gioco per bambini? In quale cazzo di momento ho detto che FNAF è un gioco per bambini? Le parole vanno scelte attentamente, perché chiaramente le parole sono il potere, sono il potere. Se voi riguardate quel video noterete che io ho detto che varie manovre fatte dal gioco nel tempo, sostenuti dai famosi 3 pilastri di lore, youtuber e merchandising che ho nominato in quel video, hanno fatto sì che molti bambini fossero attirati dal brand di Five Nights at Freddy's. Boom! Poldo, ma hai detto che Five Nights at Freddy's è per bambini? Non lo è, regà, lo so che Five Nights at Freddy's non è per bambini. Molti mi hanno scritto, ma vediti i VHS di FNAF e lo vedrai. Io lo so, perché li ho visti i VHS di FNAF, li ho visti 10 anni fa quando sono usciti probabilmente. Il concetto non è quello, il concetto è che FNAF sarà pure un gioco pesante. Ci saranno pure i jumpscare che ti fanno cagare addosso, la lore sarà pesante, horror e tutto quello che volete, più 18, più 20, eccetera, eccetera. Però dovete concordare con me, e qua io non mi sto mettendo contro di voi, ma voglio che voi mi mettiate con me, a riconoscere come ci sono molte e molti bambini che sono diventati nel tempo fan di questo brand. Perché quando Five Nights at Freddy's non è uscito, chi cazzo lo guardava? Lo guardavo io a 15 anni, lo guardavi tu, spettatore, che avevi 12 anni, 14 anni, e piano piano ti innamoravi del brand di Five Nights at Freddy's, no? Poi però hai visto il tempo passare, hai visto gli anni che sono arrivati, e piano piano inizi a vedere sempre più peluche di Five Nights at Freddy's. E ti faccio lo stesso esempio con Star Wars. Cazzo, che bello Star Wars, però improvvisamente si è riempito di peluche Star Wars e di merchandising di merda. E improvvisamente Star Wars è diventato un po' una roba spazzatura. Ecco, con FNAF piano piano sta succedendo la stessa cosa. Tanto che una cosa molto comune che ho trovato nei commenti è questo essere contro l'ultimo capitolo di Five Nights. Passatemi il nome perché non mi ricordo. Io non l'ho giocato, quindi non posso dare un parere. Ho giocato solo i primi 2, se non sbaglio. Gli altri li ho visti da youtuber, però l'ultimo proprio l'ho totalmente ignorato in ogni modo possibile e immaginabile. Ora chiaramente non mi sto ricordando il titolo. Security Breach, bravissimo. Ho visto molte persone essere contro questo capitolo e ho notato come la maggior parte di persone che difendevano invece questo capitolo erano o persone molto piccole o fan sfregatati, tipo da immagine profilo di Freddy Fazbear, no? Di conseguenza mi ha portato al ragionamento che la community di FNAF chiaramente è molto divisa, nonostante sembri unita, perché c'è nella community, secondo me, di FNAF tutta quella roba molto... molto tipo, cazzo, siamo cresciuti con questo da quando sono piccolo, che guardo video, che mi seguo la lore, eccetera, 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 eccetera.
E poi tutta quella roba che è venuta dopo, che si sono già trovati tutto impacchettato, la lore completa, tutti i video di teoria, e quindi non hanno vissuto che cosa voleva dire proprio approfondire questo gioco, eccetera, eccetera, e l'hanno trovato così, davanti. Spoiler, ragazzi, ho chiesto molto in giro perché questo argomento mi ha tormentato per tanto tempo. Voi sapete che la maggior parte dei fan bambini di Five Nights at Freddy's non ha mai giocato un Five Nights at Freddy's, né tantomeno a volte sanno che il gioco si chiami Five Nights at Freddy's. E voi direte, ma che cazzo stai dicendo, Poldo? Ma è ovvio, cioè lo sanno tutti. Magari tu che hai 16 anni lo sai. Ci sono molti bambini di 7 anni, che in realtà mi è capitato anche con i miei cugini e varie robe del genere, e anche molti commenti che mi avete scritto. Stai giocando a Five Nights at Freddy's, arriva tua cugina di 6 anni che non ha mai giocato a Five Nights at Freddy's e fa: oh, Freddy Fazbear, io lo conosco, c'ha il peluche in mano di Freddy Fazbear, ma tu hai mai giocato a Five Nights at Freddy's? No. È un gioco, quindi? È un gioco? Quindi Five Nights at Freddy's è un gioco. Vedi tutto questo meccanismo. Però perché si è generata questa cosa? Perché i bambini non amano L'Esorcista? Cioè L'Esorcista è un film pesantissimo, come Five Nights at Freddy's d'altronde. È un gioco molto pesante, la lore è pesante. Però perché i bambini non sono fissati con la bambolina dell'Esorcista che vomita? Perché Five Nights at Freddy's nel tempo ha fatto una serie di manovre, sia tramite youtuber, che tramite certi spunti di lore, che tramite un botto di merchandising e marketing specializzato in quello, che hanno fatto sì che nel tempo il target medio di Five Nights at Freddy's si abbassasse tantissimo. Non voglio dire che Lion ha rovinato FNAF, perché Lion... C'è questa roba che molte persone anche non hanno capito del video. Cioè, quando io nomino gli youtuber che milcano questi contenuti, per milcare si intende che spremono le mammelle fino a quando non c'è più latte all'interno della vacca, succede questa cosa che molti dicono: vabbè, ma critichi Lion perché fa 800.000 video su Huggy Wuggy. No, Lion è un genio perché fa soldi su questa cosa. Il problema non sta ovviamente in quello, ma chiaramente poi la conseguenza di tutta questa, di tutto questo teatrino. Vabbè, fine di tutto il discorso per approfondire insomma il video di lunedì, visto che questa cosa che vi sto dicendo adesso chiaramente non la potevo approfondire lunedì. E switchiamo scena, signori. Ringraziamo Cori per il TR1. Grazie di cuore, Cori, per aver fatto la sub di TR1. Buonasera, Poldo, come va? Tutto bene? Oggi è una bella giornata. Sono anche uscito fuori di casa. Ho mangiato una poke che ho pagato un sacco ed era pochissima, quindi sono molto felice. Stasera abbiamo una tier list. Come potete vedere qui in basso ci sono tantissimi giochi che rientrano nella categoria mascot horror. Prima però di iniziare, che cos'è un mascot horror? Perché ho visto molte persone chiedermi su Instagram: Poldo, ma inserirai Slenderman nella tier list? Io ho nominato Slenderman nel video solo per spiegarvi un po' l'origine di questo mito degli horror indie su internet. Però Slenderman non è considerabile mascot horror. Perché Slenderman non è considerabile mascot horror? Cos'è un mascot horror? Se notate, tutti questi giochi sono accomunati da un fattore, ovvero che hanno una radice uguale. Poi magari si evolvono in modi diversi, però la maggior parte sono giochi che prendono qualcosa dell'infanzia dei bambini, qualcosa che quando si è piccoli tu hai. Immagina quando tu, spettatore, tu che stai, mi sto rivolgendo proprio a te che stai guardando la live, qual era il tuo giocattolo preferito da piccolo? Un pupazzo di una paperella, ok? Ecco, metti che fanno un gioco dove il pupazzo paperella tuo diventa il cattivo. Boom, mascot horror. Ecco che cos'è un mascot horror. Prendono la mascotte, il giocattolo, una cosa molto infantile, e te la mettono come cattivo. Poppy Playtime, che cos'è? Sono giocattoli di quando sei bambino messi e trasformati cattivi. Animatronici, sono quelli di Five Nights at Freddy's, sono animatronici della pizzeria buoni che cantano le canzoni, che improvvisamente diventano cattivi. E Rainbow Friends di Roblox, stesso discorso. Granny, la tua nonnina che da piccolo ti protegge e ti dà i soldini, improvvisamente diventa cattiva. Baldi's Basics, i giochi di educazione anni 90, di quando... chi è degli anni 90 ovviamente li giocava quando era piccolo, boom, fatti così. Garden of Oban, stesso discorso. Chuchu Charles, un cazzo di trenino giocattolo che diventa un mostro. Quindi ci sono tutte queste... Duck Season, che è letteralmente tipo... Duck Hunt, però fatto così. Amanda the Adventure, cioè hanno tutta questa cosa. Garden of Bamman, stesso discorso, è l'asilo però fatto ad horror. Ora capite bene che chiaramente questa meccanica di prendere qualcosa dell'infanzia e portarla a diventare un horror, sì, è fighissimo, perché chiaramente è spettacolare prendere qualcosa di quando sei piccolo e trasformarla in un horror. Però
a furia di usare questa formula, di prendere qualcosa dell'infanzia e trasformarla in un horror, si è creata questa schiera di giochi, uno copia dell'altro, che piano piano nel tempo hanno stufato noi, che chiaramente amiamo gli horror e amiamo sempre averne diversi, ma non stancano i bambini, perché invece i bambini vogliono sempre la stessa cosa, spam, ripetizione, e di conseguenza si vede male. Perché si vede male? Dubito, ok, no, non si vede male, perfetto, aumenta la qualità della live. E questa cosa, come l'ho spiegato nel video chiaramente, di prendere qualcosa dell'infanzia e far sì che diventi horror, ha fatto sì che i bambini amino questa cosa, a tal punto che proprio che ne sono attratti in modo allucinante. E Five Nights at Freddy's è bene o male anche questo. Forse Five Nights at Freddy's è quello che più si allontana da questa cosa, però prendi già per me Garden of Bambam è la perfezione, perché letteralmente l'asilo di quando sei piccolo, che bello, gioioso, eccetera eccetera, trasformato in una roba horror. I bambini adorano questa cosa, impazziscono per questa cosa, chiaramente, perché quel brivido di quando sei piccolo, di annusare com'è davvero il mondo reale, orrorifico, tremendo e orribile, eccetera eccetera. Ora ho fatto troppi spiegoni e quindi di conseguenza iniziamo a fare la tier list. Per l'ultima volta, ragazzi, vi chiedo di non spammare la chat di puttanate come mi saluti, ti prego, o bro sto cagando, eccetera eccetera, ma teniamo la chat pulita, ragazzi, mi raccomando. Niente troiate, spam da roba da NPC, ma partecipate, perché se avete domande o considerazioni io vi sto leggendo, non leggo solo tipo ciao Poldo, cacca culo e cose del genere. Ecco, quelle là mi fanno anche abbastanza innervosire. Va bene, signori, direi che possiamo iniziare con la nostra tier list. E io non conosco probabilmente tre quarti di questo gioco, quindi dovrete aiutarmi voi a comprendere quali giochi sono. La maggior parte si vede male. La maggior parte si vede male. Poldo si vede male. Allora, non so perché ti sto spiegando YouTube, però c'è tipo una rotellina con scritto impostazioni. Ecco, là c'è la qualità che tu puoi aumentare. Ecco, se vai a 1080p non si vede più male. Dopo aver spiegato come funziona YouTube, dopo tipo 30 anni che c'è, direi che possiamo iniziare. Ciao Martuz, grazie del tier 1. Allora, partiamo già con Happy's Humble Burger Farm. Partiamo già malissimo. Happy Mumble? Cos'è che era? Happy Humble Burger Farm. Partiamo già da una cosa che non ho idea. Ok, questo come concept ha prendere la mascotte di un fast food di hamburger, quindi una roba molto... Il clown del McDonald's, o comunque una mascotte sempre che quando sei bambino ai fast food serve per farti giocare, eccetera eccetera, e trasformarli in una roba creepy. Concept Five Nights at Freddy's, perché il concept è quello là, cioè non potete dire niente, ragazzi, dovete concordare e basta. Però non sembra male rispetto alla media, cioè non sembra troppo brutto nella realizzazione, tipo altri IDK. Io ho paura che sia scontatissimo. Posso già immaginarvi come sia la trama. Sta anche su Switch. What the actual fact? È tipo un horror sui fast food. Ok. Alcuni youtuber dicono che sta rovinando. Conosco, è abbastanza confusionario come gioco. No, zero. Io questo qua non l'ho mai visto. Puoi metterlo in C perché è molto carino e non è come FNAF. Ok, zero. Allora, in realtà non lo posso classificare perché non l'ho mai visto, non ho idea. Quindi purtroppo lo devo mettere in... non l'ho giocato. Però non sembra malaccio. Il problema è che... prendo anche una Fanta. Prendi una Fanta, va bene. Scusate, dobbiamo ordinare la pizza che è importantissimo. Ciao Matteo, grazie per l'euro donato in super chat, brother. La storia fa schifo. Va bene, niente. Purtroppo non credo che lo giocherò, purtroppo. Infatti non è male, è carino. Ok, vedo che la chat è molto divisa. La chat è molto... te lo consiglio comunque. Non si è scacazzato con quel gioco. Bomba. Allora, andiamo avanti. Poppy Playtime. Ecco, Poppy Playtime. Ho visto che molte persone lo odiano a morte e molte lo difendono. Non c'è quel... boh, Poppy Playtime è un gioco horror normale. Ho notato che o Poppy Playtime è il gioco geniale, veramente incredibile, pazzesco, o è la merda della merda della merda. Io sono più sul neutro, perché Poppy Playtime
Perché è neutrale? Perché non è un gioco brutto o fatto male, perché è fatto bene. Cioè ce le ha quelle parti proprio realizzato bene. Il problema qual è? Che Poppy Playtime è palesemente fatto per milcare il più possibile la persona che lo acquista, la persona che lo gioca. Scusate, una caramella. E io l'ho visto, mi pare da FaviJ o da Markiplier, non ricordo. L'ho visto là e la cosa che mi aveva colpito era il gameplay cortissimo. Cioè il primo capitolo sono 20 minuti, 25 minuti. Il secondo capitolo è visto che è quello che è più lungo. Però c'è stato un botto di tempo per sviluppare sto gioco. Davvero tantissimo tempo. Ho visto anche la lore dei creatori, che sono quelli delle animazioni di Five Nights at Freddy's su Minecraft. Allora, qual è il problema di Poppy Playtime? Il problema di Poppy Playtime è che finalmente col capitolo 2 gli sviluppatori sono contenti, perché la gente non può più fare il rimborso, perché si superano le 2 ore di gioco, l'ora e mezza di gioco circa, e quindi non lo potete più rimborsare su Steam. Mi dispiace. Molto corto, purtroppo, ragazzi, devo dirlo, per me è molto banale. Per me è veramente molto banale, perché è letteralmente concept FNAF, ok? Qualcosa dell'infanzia, qualcosa di buono, eccetera, eccetera. Improvvisamente diventa cattivo o no il mostro. Solo che a differenza di FNAF, dove il gameplay era già un attimino più particolare tra le videocamere, e già quello di FNAF come gameplay è veramente piattissimo, quello di Poppy Playtime è... Damn, c'è un mostro! Scappa fino all'indietro, tipo che quando ti insegue nel tunnel. Non ho visto il capitolo 2, quindi non posso giudicare, però sulla base del capitolo 1 per me, e credo che giudicherò quello, quindi partiamo dal presupposto che sto giudicando il capitolo 1, quello con Huggy Wuggy, lo piazzo in E, non gli do una F perché aveva del potenziale, secondo me aveva del potenziale molto figo. Qual è tutta la conseguenza però di Poppy Playtime? La questione merch, proprio il come sia diventato una roba proprio amata dai bambini molto molto piccoli, sia per come sono stati sfruttati i vari personaggi nei video su YouTube, sia per quei cazzo di pupazzi. Io giuro che una volta girando a Riccione ho beccato un negozio sala di thailandesi, filippino, non so che cazzo era, c'avevano un pupazzo di Huggy Wuggy là in prima fila, e quando mi faceva dire what the fuck is going on? Davvero la gente ne compra così tanti di sti peluche a tal punto che lo deve vendere il thailandese, ed era nella sezione giochi per bambini insieme alle spade di Minecraft e a tipo il cagnolino che portava il bastoncino. IDK, diciamo che tutto l'effetto Poppy Playtime, che poi non è, cioè voi dite un effetto che chiaramente gli sviluppatori non c'entrano un cazzo, oddio, ricordiamo che nella schermata principale di Poppy Playtime c'era il tastino merch vicino al tastino gioca, che voglio dire, cioè un conto è, è sostenere il gioco con il Kickstarter e il merch eccetera eccetera, però è un po' imbarazzante chiaramente mettere il tastino merch proprio vicino al tastino gioca, infatti. Sta di fatto quindi che Poppy Playtime poteva andare meglio. Poteva andare molto meglio, infatti lo metto, forse è uno di quelli più nominati quando si parla del genere mascotte horror. Forse è uno di quelli proprio più nominati, è quello che sento di più insieme a FNAF. E ora anche Garden of Banban, solo che prima Garden of Banban forse è anche peggio quanto mi riguarda di sto cazzo di Huggy Wuggy di merda. Ecco, per altra cosa, molti bambini non sanno che il gioco si chiama Poppy Playtime, ma lo chiamano Huggy Wuggy e basta, perché hanno sentito il loro YouTuber Kids preferito nominare Huggy Wuggy. Adesso il titolo del video, il grande problema dell'horror su YouTube Kids, sta iniziando a girarvi nella testa, sta iniziando a farvi rabbia, perché quel video, regà, non era contro di voi. Il video non è contro chi ha apprezzato Poppy Playtime, non è contro chi ha apprezzato Five Nights at Freddy's. Il video è contro chi sta milcando tutte queste saghe, tutti questi franchise per vendere stronzatini ai bambini, eccetera, eccetera. Va bene, andiamo avanti. Bendy and the Ink Machine. Qua vi devo chiedere scusa, visto che sia nei commenti del video, che quando ho fatto il post, che è nella live, Bendy ogni tanto è apparso, ma io nel video non l'ho nominato. Vi chiedo scusa perché sono stato abbastanza incoerente. Io non ho nominato nemmeno una volta Bendy and the Ink Machine nel video,
né nel post né altro, perché mi fa arrabbiare un sacco, perché è l'unico che ho davvero apprezzato tra questi. Bendy è uno di quelli che ho giocato e mi ha... ricordo che la prima volta che l'ho giocato avevo fatto tipo: oh vabbè, sto gioco è meraviglioso, è spettacolare, mi è piaciuto da morire, a tal punto che l'ho proprio voluto estraniare da tutta questa classifica, perché Bendy Bendy forse ha subito le conseguenze di questo mercato, perché quando è uscito secondo me non aveva questi presupposti, ne è stato solamente risucchiato. Tanto che Bendy che cos'è? Roba sempre cartoon anni 20 che improvvisamente turned da buona a cattiva. Per me non è un capolavoro, partiamo piano, perché capolavoro, regà, è una parola che va dosata. Perché ormai capolavoro, secondo me, quando si parla di videogioco ha perso valore. Ma in generale, anche quando si parla di film, ha perso valore tantissimo. Forse perché la gente urla sempre al capolavoro. Quindi proprio ve lo do come consiglio. State attenti a cosa dite. È un capolavoro, perché perde di valore la parola capolavoro. E poi quando avete un gioco che è veramente un capolavoro, non riuscite a definirlo. A me Bendy and the Ink Machine è piaciuto, perché io impazzisco per lo stile cartoon anni 20. Infatti Cuphead per me è incredibile. Hanno annunciato anche Mouse mo su Steam, che è quello sparatutto sempre stile Jets anni 20, mafia, bellissimo. Bendy era partito bene. Il sequel mi ha fatto cacare un botto, non mi ricordo nemmeno come si chiama. L'ho provato 20 minuti e l'ho quittato. Però il primo l'avevo gradito, mi aveva dato le vibes da Epic Mickey quando l'ho provato a giocare. E l'ho provato a giocare, mi era piaciucchiato, Bendy l'ho continuato, mi era piaciuto davvero davvero tanto quando l'ho finito. Poi è stato risucchiato da tutto questo meccanismo, e questo è l'unico motivo per cui non l'ho voluto inserire nel video, per egoismo. Infatti mi chiedo scusa, sono stato abbastanza incoerente. Per me Bendy va sulla. Non è S, perché S, ripeto, va capito cos'è un S. Però Bendy per me è veramente un... forse è stato quello che meno ha subito questa cosa. Tra merchandising ne ho visto davvero poco, però i video lore, i video teoria che ho visto, veramente roba imbarazzante. Veramente imbarazzante. Perché il 2 non ti è piaciuto? Non mi ha dato le stesse vibes. L'ho giocato con molto hype, l'ho iniziato e ho detto, non lo so, aveva tante cose che non mi garbavano, nel come ti veniva presentato e tutto. Let's go! È arrivato, ma io lo dovevo mettere alla fine, perché così si caricava l'hype verso la chat. Ciao Vador, grazie dell'euro donato in super chat. Partiamo diretti, Five Nights at Freddy's. Si parla così diretti di Five Nights at Freddy's? È il momento di dare la mia opinione su Five Nights at Freddy's. Abbiamo 3, 4, 5, 6, 7 categorie. Prima di parlare di Five Nights at Freddy's, parliamo del mio approccio con questo franchise. Il mio approccio con questo franchise è stato tramite Jacksepticeyes. Non so quanti in chat seguono youtuber americani, però la prima volta che ho visto questo gioco è stato da Jacksepticeyes. È stato anche un po' tardino rispetto a quando è diventato un fenomeno. Mentre ho iniziato a giocarlo, perché ho iniziato a giocarlo, l'ho provato due volte tipo, perché FaVJ comunque l'aveva provato. Ora, qual è il problema di Five Nights at Freddy's? Che poi non è un problema, cioè è una caratteristica. Gioco, cos'è un gioco? Un gioco, un videogioco, sappiamo tutti cos'è un videogioco, solo che la differenza tra un gioco AAA, un gioco che tu paghi 60 euro con la consapevolezza di trovarti una storia avvincente, un gameplay lungo, le side quest, e tu lo apri e ci puoi giocare 20.000 ore, ok? Io faccio un sacco di battute sul gameplay di FNAF, che è corto e tra virgolette banale, ma in realtà non è banale, è molto lineare, è anche innovativo per quei tempi. Però FNAF è un gioco indie. FNAF è un gioco che costava tipo 5 euro, non mi ricordo nemmeno quanto costava. Che cosa cazzo ti aspetti da un gioco che costa 5 euro e che è uscito come gioco indie sviluppato da un tizio a caso, non mi ricordo nemmeno dove uscì ai tempi. Chiaramente non è God of War, cioè nel momento in cui faccio la battuta e dico che il gameplay è molto semplice, per prendervi per il culo, per tutte le persone che si offendono, però è una di quelle situazioni da... ma grazie al cazzo, costa 3 euro, ma è normale che Scott, non mi ricordo il cognome, chiaramente per un gioco che ha un budget così basso, chiaramente deve essere semplice. E anzi, per i 3 euro che costa, o 7 euro, non mi ricordo quanto costava ai tempi.
e anche tanto, secondo me. Ci sono indie molto molto più banali. Gameplay di FNAF. Gameplay di FNAF cos'è? Stai attento ai jumpscare, schiva i jumpscare tramite il palmare e alla fine arriva la notte successiva. Per i tempi era diverso, per i tempi era diverso chiaramente, perché il mercato indie era un attimino diverso. Ormai gli indie sono saturatissimi, ne abbiamo visti di tutti i tipi, ci sono indie gratis che sono veramente fuori di testa a livello di design, a livello di scelte di gameplay, eccetera eccetera. FNAF nel suo è molto semplice. Qual è la cosa che ha fatto impazzire la gente di FNAF? Perché la gente non impazzisce per FNAF perché stai col palmare a difenderti dai jumpscare, perché ci sono tantissimi giochi dove puoi difendersi dai jumpscare. La cosa che ha fatto sì che la gente si ossessionasse da Five Nights at Freddy's è la lore. La lore che è stata data dal gioco e la lore che la gente ha iniziato a speculare, a tutta la roba esterna, a tutte le teorie. Questo è quello che rendeva FNAF particolare per quei tempi, perché come Slenderman la gente aveva iniziato a creare attorno al gioco tutte queste storielle, che poi in realtà quello viene da una creepypasta, quindi già è un attimino diverso. La cosa particolare di FNAF era cazzo la lore, era bello perché tu potevi metterti là a cercare attentamente, a stare lì a scavare, a provare a capire tutta la roba. Qual è il problema della lore? È che secondo me era bello fin quando era piccolo, ovvero rimaneva nel suo, tu potevi scoprire la lore dei personaggi. Ragazzi, ci sono certe speculazioni di lore, certi video che ormai gridano alla roba più disparata. Freddy Fazbear ha fatto sesso con Foxy Springtrap, cioè roba veramente che chiaramente viene fatta solamente per mettere FNAF in copertina, dirti: ehi, la nuova lore di FNAF, inventi roba a cazzo di cane, Game Theories, teoria del gioco, e là chiaramente diventa imbarazzante, se posso dire, diventa patetico chiaramente. Però se tu riesci a rimanere nella storia di FNAF e magari a rimanere solamente in quella sfera di lore che ti viene data dal gioco, ci sta quella fan, ma che rientri nel giusto, secondo me riesci pure a godertelo. Poi arriva il capitolo 2. Capitolo 2 è già un attimino più particolare, cioè un attimino più di lore che viene data, però il gameplay è sempre lo stesso. Poi arriva il 3, poi arriva il 4, poi arrivano, non so, 5, 6, io là poi dopo il 2 tipo io ho smesso di guardarci. Però so che adesso siamo arrivati a Security Breach, in cui è full lore, però hanno provato a dare un gameplay innovativo. È 3D, puoi girare per la mappa, poi sono tipo dei puzzle. Comunque è molto diverso, non è più stai col palmare a difenderti dai jumpscare. Una roba molto azzardata che era necessaria, chiaramente, perché dovete capire che Security Breach è un gioco a produzione molto costosa. Dovete capire che ormai Five Nights at Freddy's è stato comprato da Funko, se non sbaglio il brand di franchise di FNAF sta sotto Funko. Quindi dovete capire che nel momento in cui FNAF produce una quantità di soldi così immensa, viene preso da un editore molto importante, come in questo caso può essere Funko, e nel momento in cui loro devono sviluppare il nuovo gioco di Funko, che viene postato su PS4, su Switch, comunque una produzione grande, e loro ci devono fare i soldi, devono fare un gioco che costa 60 euro, non so quanto costa, 20 euro, 30 euro, loro devono giustificare il fatto che costi così. Devono sviluppare un gioco e quindi di conseguenza iniziano a fare tutte le cose particolari. Facendo così però si sono allontanati da quello che era il gioco originale. Io purtroppo ho un'opinione che chiaramente è più su un'opinione artistica quanto che sul fattore di soldi, banalmente. Se noi consideriamo un fattore di soldi, è ovvio che il franchise di Five Nights at Freddy's doveva andare avanti all'infinito, 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 e arriveremo a Five Nights at Freddy's 12. Però io sono sempre il sostenitore che un capitolo bastava e avanzava. Col 2 sono riusciti a fare una roba sempre molto figa. Hanno introdotto lore e secondo me col 3 pure ci rientravamo in una cosa del genere. Però poi basta, secondo me dovrebbe arrivare a un certo punto in cui dicono basta, non dobbiamo aggiungere nient'altro. Abbiamo dato le basi per questa cosa, abbiamo dato la lore alle persone, la speculazione, però poi il troppo poi scoppia questa roba e secondo me arriveremo a un punto in cui Five Nights at Freddy's rasenterà il ridicolo, sia nelle strategie subdole per attirare sempre più bambini, sia nel modo in cui la lore si espanderà a tal punto da diventare tipo il segreto, non so se hai presente di conseguenza. Il film. È arrivato il film, film step importante. Tra l'altro il film di Five Nights at Freddy's è una cosa molto particolare, dovete capire,
perché è una cosa di internet, Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's è un videogioco di internet. Hanno fatto tanti film sui videogiochi. Hanno fatto, mi pare, Pixel, hanno fatto Ready Player One, che comunque sono film che parlano di videogiochi. Il problema è che Five Nights at Freddy's non è un film su un videogioco. Five Nights at Freddy's è un film su una cultura di internet, letteralmente, perché Five Nights at Freddy's su internet chiaramente è cultura, è una community. Il film di Super Mario è un film su un videogioco di Super Mario. Five Nights at Freddy's no, perché è un film su questa storia incredibile. Qual è il problema? Che a farla non è uno sviluppatore indie nel 2014, ma una grande produzione cinematografica che deve fare più soldi possibile con questo film. E ricordatevi sempre questa cosa. Sì, loro il film lo fanno per voi, però devono guadagnarci il più possibile. Di conseguenza, sapendo che il target di Five Nights at Freddy's si è abbassato, piano piano si è... Non lo so, hanno iniziato a inserire, secondo me, in questo film una serie di cose per renderlo molto più fruibile al target che vogliono loro. Avete controllato quanto dura il film? Dura un'ora e mezza, tipo. Un'ora e 36, un'ora e 40. E voi direte, no, Poldo, dura 3 ore e mezza, dura 4 ore, no, ho letto questo. Pochi cazzi, ragazzi, il film dura 1 ora e mezza, confermato al 100%, non dura due ore, dura 1 ora e mezza. Perché il film dura 1 ora e mezza? Perché io l'altra volta ero al cinema a guardare Le Tartarughe Ninja, e dopo 1 oretta di film i bambini accanto a me sono impazziti. Sentivo il bambino annoiarsi, iniziare a muoversi, iniziare a fare questa cosa, perché la soglia dell'attenzione dei bambini chiaramente è molto bassa. Questa cosa viene fatta per i bambini, perché molti film per i bambini, lo potete vedere nei film Disney, nei film a cartone animato in generale, molta roba non riescono, dopo un tot, poi soprattutto con l'attention span che si è abbassata ancora di più, per molti bambini non riescono più. No, nel trailer c'è il bollettino 6+, no, ma non lo metto in dubbio, io ti parlo anche di bambini di 10 anni, di 12 anni, di 14 anni. Se non c'è un gameplay di Subway Surfer al lato, fidati che sarà difficile mantenere l'attenzione dei bambini. Anche questa confusione che vedo in chat, no, comunque minori di 14 anni no, c'è il Blu-ray con più 18, c'è questo, il film è 6+, non lo sapete nemmeno voi. E sapete perché non lo sapete nemmeno voi se il film è più 13, è più 14, è più 18, se c'è il Blu-ray, se c'è il P13? Perché internet ci specula un casino su questa cosa, e voi siete interessatissimi da sapere questa cosa, perché siete, cazzo, mega fomentati nel sapere che cosa succede in questo film. Tutti quelli che stanno scrivendo in chat adesso su qual è il minimo di età per vedere questo film, state scrivendo cose a caso. Più 13 confermato, più 13, ok, più 14. Più 18, il Blu-ray è più 18. Lo scoprirete solamente quando uscirà. E voi, essendo così interessati, siete parte di questo meccanismo che loro stesso stanno creando. La chat è impazzita, lo so, stanno spammando valori a caso. Però il loro non dire se è più 6, è più 18, se è per adulti, è per bambini, lascia intendere. Cioè, lascia creare più hype, che è un po' la formula FNAF, tutta questa lore segreta da scoprire. Mettiti a cercare se il film è più 13, più 15, più 16, più qualcosa. Che bello. Sono molto curioso di sapere che cosa succederà quando uscirà questo film. Sono molto curioso della reazione. Sono molto curioso di quante persone lo apprezzeranno, di quante persone lo odieranno, di quante persone ci rimarranno male e di quante persone invece lo ameranno. Sono proprio curioso, sono curioso, ma soprattutto sono curioso di vedere quanti bambini mi troverò in sala quando andrò a vederlo, e scoprire se sono di più o di meno dei miei coetanei che vedrò in sala. Lo scoprirò, perché è bello comunque vedere che ci sono ventenni, 22 anni a cui piace Five Nights at Freddy's, nonostante la nomea che si è preso in quest'ultimo periodo, e puntualmente magari l'hanno scoperto quando erano piccoli e magari nel tempo l'hanno continuato ad amare. Pochi cazzi, signori, il primo Five Nights at Freddy's per me va in S, perché comunque ha creato una cultura molto importante, l'ha strutturata molto bene, anche se probabilmente non era voluta. Quindi lo metto in S senza considerare che cosa è successo da Five Nights at Freddy's 3 in poi, senza considerare gli spin-off, senza considerare la lore amatoriale, senza considerare tutti gli spin-off amatoriali, senza considerare il film, senza considerare i libri. Lo sto facendo senza considerare nulla, ok? Perché se dovessi considerare Five Nights at Freddy's al 100% come tutto, compreso
di libri, film, lore attorno, Funko Pop, merchandising, mutande, slime, eccetera eccetera, Five Nights at Freddy scrollerebbe probabilmente in F, ve lo dico, perché purtroppo a me queste cose danno un botto fastidio. Però lo voglio mettere in S perché voglio proprio prendere il nocciolo della questione Five Nights at Freddy's e metterlo là. Anche perché così poi non mi piangete, non mi mettete dislike al video. Hello Neighbor! Adesso andiamo veloci perché abbiamo parlato già dei più importanti. Hello Neighbor, oggi è uscito uno shorts. In quanti l'hanno visto, chat? In quanti hanno visto lo shorts? Dai, dai, in quanti l'hanno visto? Ne ho parlato oggi. Hello Neighbor! Hello Neighbor è caduto nel dimenticatoio. Letteralmente il mio short di oggi inizia con Hello Neighbor, qualcuno se lo ricorda? È stato una cresta dell'onda per molto tempo e poi improvvisamente è caduto nel dimenticatoio. Molte persone mi hanno commentato sotto quello short di Hello Neighbor e... Poldo, ma non è caduto nel dimenticatoio? Io ci gioco ancora. Bene, caro mio, devi scoprire che se tu ci giochi perché ti piacciono tutti questi videogiochini underground... Bravo, però il mio concetto è che nel tempo è stato sulla cresta dell'onda, proprio che ne parlavano tutti, e improvvisamente è scomparso, ma proprio scomparso totalmente. E lo Neighbor è partito bene. Mi ricordo che io l'ho scoperto grazie a Zeb89 e ho amato i video di Zeb89. È partito molto bene, aveva dei presupposti molto fighi nel come era la storia, solo che il gameplay era molto... strano, doveva evolversi bene. Perché sta nei mascotte horror, però? Perché sta in questo genere? Boh, questa è una bella domanda. Perché io non lo considero mascotte horror. Non lo considero assolutamente mascotte horror, perché non ha quella cosa che caratterizza il mascotte horror. Però ha preso molte cose, molte tecniche che hanno usato questi giochi e le ha riapplicate in Hello Neighbor. Quindi forse questo è l'unico motivo per cui è stato inserito là. Forse questo qua è l'unico motivo che nell'anticamera del cervello fa sì che si colleghi in questo modo. Perché dico che è stato collegato ai tre? Il merchandising è stato quello di meno, ok? Perché il merchandising e Hello Neighbor non se l'hanno saputo gestire totalmente. Hello Neighbor è morto per colpa di lore e youtuber. Queste sono le uniche due cause che hanno fatto sì che Hello Neighbor morisse totalmente. Si sono concentrati troppo sulla lore del gioco, a tal punto, molti di voi conosceranno Matt Pat, l'ho nominato nello shorts, Game Theorist su YouTube, un canale, un team che fa video proprio sulla lore dei videogiochi, arrivando a fare teorie, scusate se lo dico, talvolta veramente assurde, mi è capitato di vedere qualcosa anche per il video, quello là che dovevo fare su YouTube Kids, e ho visto roba di FNAF veramente, ragazzi, imbarazzante, ok, capisco che vi piaccia FNAF e qualsiasi cosa lo riguardi vi piace, però molta roba detta da Game Theory è veramente, cioè, rasenta il ridicolo per quanto mi riguarda, ed è talmente inventata così proprio a cazzo di cane che mi fa dire vabbè. Game Theory è solo una teoria, vabbè, ci sta. Hello Neighbor cosa ha fatto? Ci sono dei tweet bellissimi, ancora recuperabili tra l'altro, in cui la casa produttrice di Hello Neighbor, lo sviluppatore di Hello Neighbor, faceva dei tweet chiedendo a Matt Pat di fare dei video sulla lore. Tipo, ah, questo gioco potrebbe piacere a Matt Pat. Oh mio Dio, forse dovrebbe fare un nuovo video. Sono sicuro che questa cosa interesserà Matt Pat. Proprio perché loro sanno che il modo per dare risalto al loro gioco è inserendo tutta sta lore nascosta, elaborata, così che ci facciano i video teorie e la gente si interessi a questa cosa, al fattore lore. Piano piano nuova gente entra nel gioco, così come è stato per Five Nights at Freddy's. Molto pubblico appunto l'ha fatto questa lore. E voi direte, Poldo, ma non erano gli sviluppatori, erano i pubblici, erano quelli che si occupavano del Twitter. Sì, perché poi è uscito un tweet sempre loro, dei publisher, che dicevano, ciao ragazzi, abbiamo licenziato quello che si occupava di gestire questo account. Però comunque la cosa è successa. Sarà stato il tizio che gestiva la pagina Twitter? Sarà stato il nipote? Sarà stato questo? La realtà dei fatti è che comunque questo è un danno d'immagine per Hello Neighbor potentissimo, forzatissimo come roba. Vedo un sacco di giochi interessanti nella lista di quei giochi anziani in classifica, te li metterò tutti in F, giuro. Questa cosa chiaramente è un danno enorme per Hello Neighbor, ed è stato un danno enorme, tanto che molta gente ha iniziato a comprendere quale fosse la strategia di Hello Neighbor. Ho
ovvero inserire lore a volte anche forzata, ma solo complessa affinché la gente si infottasse con sta roba e coi video teoria e continuasse a giocare il gioco. Questa è stata la cosa che piano piano nel tempo ha fatto sì che Hello Neighbor cadesse nel dimenticatoio. Molta gente mi ha scritto: Hello Neighbor in realtà uno non ha problemi, è Hello Neighbor 2 il grande problema di Hello Neighbor. Sarà pure vero, non ho visto assolutamente nulla di Hello Neighbor 2, magari è stato proprio quello il declino del gioco, però io ci ho visto questa nella più grande nella più grande pagliacciata di Hello Neighbor. Per questo è iniziato bene, ma è finito male, per me finisce in D. Va comunque sopra Poppy Playtime, per quanto... Beh, perché è partito bene, ricordo che mi aveva proprio interessato quando era uscito, che l'aveva fatto Zeb89, quindi ci sta. Perché esiste un 2? Questa la dice lunghissima su quanto sia morto questo gioco. Allora, andiamo avanti. Tattle Tale, non ho idea di cosa sia, quindi è il momento di fare una bellissima ricerca, ovvero cercare Tattle Tale. Allora, sono arrivato ora, recap veloce di FNAF e Bendy subito. Bendy bello e non l'ho messo nel video perché è l'unico che mi è piaciuto davvero come gioco. FNAF l'abbiamo messo in S solo perché non abbiamo considerato tutto l'universo attorno, ma solo il primo gioco, punto. Cosa cazzo è Tattle Tale? È Furby, però improvvisamente è malvagio. Ok, mascot horror, perfetto. Roba. Tattle Tale c'ha la mamma brutta. Ma è di 6 anni fa questo gioco, è del 2016. Cazzo, pensavo fosse una roba recente, non l'ho mai sentito nominare. Zeb ci ha fatto un video, like al Zebone Nazionale. È letteralmente un Furby, non lo conosco purtroppo, quindi non lo posso giudicare. Cos'è sta roba? Dr. Hops 2 Playhouse 2? What the actual fuck? Cos'è? Aspetta, Dr. Hops. Con 2P, Ops 2. Ah, Mister Ops! Cosa stracazzo è? Sembra proprio quella roba che fa impazzire i bambini. Mascot Horror, dov'è? Appunto, vedi, cioè la prima cosa che ti spunta cercando sto gioco è questa roba. Io mi ammazzo. Allora, fa molto gioco mobile, mi sa. Ok, quindi 2D, stile pixel, eccetera, eccetera. Qual è qua la cosa? Solo io ci vedo gli animatronici di Five Nights at Freddy's in questi cosi. La formula è letteralmente quella: protagonisti bambini, i loro giocattoli che improvvisamente diventano cattivi. Non è tanto mascot horror, ma che stai a dire? Ma che stai a dire? È letteralmente la definizione di mascot horror fatta a gioco. Cioè, letteralmente, bambini protagonisti, i loro giocattoli che improvvisamente diventano cattivi. Però probabilmente c'ha forse qualche variante RPG, perché mi dà vibes tipo da... Come era Corpse Party, mi pare si chiamasse. Ok, Mr. Hop Playhouse 2. Non lo so, perché comunque non l'ho giocato, quindi finirà sempre nella categoria non pervenuto. Però sono curioso, sia qua in chat che nei commenti della live, scrivetemi se avete pareri su questo gioco. Rainbow Friends è un gioco fatto e sviluppato su Roblox. Tutti sappiamo come Roblox sia ormai popolato interamente da bambini, e voi direte: Riproldo, c'ho 14 anni, c'ho 16 anni e gioco a Roblox. Ok, bravissimo, però il fatto che tu ci giochi non vuol dire che il target medio del gioco sia molto più basso. Basta cercare su Google età media average Roblox player age. Abbiamo il 22% sotto i 9 anni, il 23% dai 9 ai 13 anni, il 15% dai 13 ai 16 anni, dai 17 ai 24 anni e anche un 21%, non me l'aspettavo. Vabbè, questa cosa vuol dire che la maggior parte sono bambini, cioè letteralmente questa parte del grafico è quella che più vi interessa, visto che 17-24 è considerato tutto insieme. Di conseguenza fa sì che ci abbiamo sempre un occhio strano verso Roblox. Rainbow Friends che cos'è? È un mascot horror, perché prende tutti sti pupazzoni
e tutti sti pupazzoni, sti pupazzetti che insomma abbiamo quando siamo piccoli, e li trasforma in mostri. Io l'ho visto, mi fa un pochino sboccare sia come è realizzato, ma amen, è stato fatto su Roblox. Per me che cos'è? È letteralmente una sorta di rip-off fatto male, unito di Poppy Playtime, Five Nights at Freddy's e Garden of Bambam tutto insieme, e di conseguenza finisce nell'F proprio in modo brutale, totale, come si dice? Proprio... lezzo! Non mi veniva il termine, ho dovuto usare lezzo perché non mi veniva. Granny, mi ricordo che c'era questa bambina, figlia di amici, che era fissata con questo gioco, lo giocava per cellulare. Granny che cos'è? Mascotte horror, mascotte tra virgolette, la nonna che di solito la nonna ti dà i soldi, è sempre buona con te, è sempre... ti ama, la nonna ti dà i soldini, improvvisamente diventa cattiva, no? E prova a ucciderti. Raga... gameplay di Granny noiosissimo, grafica di Granny tremenda, la lore non so quanta lore, poi è molto discutibile come gioco, per me va in, non dico in F però in E, è veramente proprio non ha tutta quella roba di gioco per fatto per i soldi eccetera eccetera, però è un gioco molto low quality. Granny 2 non ne ho idea, sto parlando di Granny 1, però è molto 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 low quality. Granny la mia infanzia. Scusa, se Granny la tua infanzia, quanti anni hai? Che paura. È tipo quando vengono da me e mi fanno: no Poldo, ma tu sei stato la mia infanzia. Cioè vuol dire che la tua infanzia era 2 anni fa tipo. Quindi quanti anni hai? 12? Aiuto. Piggy è Roblox, Peppa Pig cattiva, mascotte horror. Peppa Pig, che prima è buona, un cartone per bambini, poi improvvisamente cresci, Peppa Pig non ti piace più, però cazzo, fatto ad horror, interessante per i bambini. È fatto malissimo Piggy, è veramente fatto molto, molto male. Chat, non spammate cose a cazzo di cane, che non mi voglio mutare, Cristo Dio, tenete la chat pulita. Piggy uguale a Granny ma fatto su Roblox. Sì, è letteralmente un rip-off fatto molto male. Proprio per questo io lo metto letteralmente nel fuoco dell'inferno. Lo faccio finire nel fuoco malissimo dell'inferno. Buttato proprio là alla grande. Venge! Cos'è Venge, raga? Venge, vai, spiegatemi cos'è Venge. Boh, non lo so. Boh, che cazzo ne so? Mai giocato? Mai visto? Venge che? Boh, mai sentito? Raga, ma che cazzo di gioco è questo? Sì, immagino sia sempre un mascotte horror. Vabbè, vediamo. Venge. My favorite killer teddy bear. A parte che cosa Cristo è sta copertina? Ma davvero una copertina YouTube è così? Cioè, ma questo è il next level, altro che Lion che si satura la faccia. Cioè, ma che cazzo è? Ma c'è una sorta di filtro tipo pittura. Ma Gesù Cristo, ma che cazzo? As a kid, I was a sucker for teddy bears and move. Blink their eyes. Move their arms. Anything to make me feel like Venge. Non ho, tra l'altro hanno tutta sta cosa tipo Act 0, Chapter 1, Chapter 2. Madonna santa, ma sto canale fa solo ste copertine. Gesù Cristo Dio. Ma che cazzo? Ma questo è il next level, altro che saturazione. Cioè qua si rasenta veramente la distruzione. Ok, sto canale fa solo mascotte horror per bambini. Meraviglioso. Io non so cosa sia Venge, purtroppo. Banni Venge, non credo sia questo. Boh, mi sa che è veramente una roba così underground. Sa una roba così underground. Ah, questa è addirittura una collezione di tutti sti mascot horror. Escape PS1 Hagrid. Cosa cazzo è Escape PS1 Hagrid? Sembra bellissimo, voglio giocarlo.
Allora, Venge purtroppo non so cosa sia, raga. Purtroppo lo metto qua, non so nemmeno... È un gioco sicuro, vabbè, boh, non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea. Dark Deception, pare una band black metal. Dark Deception. Ok, Mascot Horror, abbiamo... Sembrano proprio delle mascotte effettive. Speciale Halloween di sti giochi meme. Non credo, bro. Ok, sì, vabbè, sono sempre tipo costume da coniglio, molto FNAF come cosa. Tipo pazzo della scimmietta. La paperella cattiva. È assolutamente un mascot horror e qua non ci piove. Solo che sembra anche fatto bene a livello di grafica. Madonna santa. Dark Side. Costa 20 euro questo gioco. No, non devo cliccare questo. Costa 20 euro questo gioco. Oh mio Dio, ma davvero delle parti così? Ma che cazzo è un gioco porno fatto male? Vabbè, sembra anche vecchiotto tra l'altro. 2018, minchia se è vecchiotto. Purtroppo non lo conosco. Molto copia di FNAF. Davvero, è un rip-off. È Pac-Man Horror, cosa? Cioè, in che senso? È Pac-Man 3D. Cioè che sei tipo in un labirinto e devi scappare. No, tipo, cos'era? The Joy of Creation, che era tipo quel gioco fan-made di FNAF. È tipo Pac-Man 3D con un milione di scimmie che ti inseguono. Wow. Gameplay. Baldi's Basics. Baldi's Basics mi è dispiaciuto perché inizialmente era pure figo come era fatto con questa grafica tutta particolare. Baldi's Basics è un mascot horror, nonostante molti dicano ma dov'è qua il mascot eccetera eccetera. Molti magari saranno giovani quindi non lo sanno, però negli anni 90/2000 c'era un gioco, cioè un tipo di gioco chiamato gioco educazionale. Che cos'erano i giochi educazionali? Erano dei giochi che di solito davano nei DVD, sai, magari con le merendine o altro. Ed erano questi giochi dove, tipo, che ne so, c'erano dei quiz, vedi questi qua, c'erano dei quiz che ti venivano messi davanti o dei puzzle e avevano come scopo quello di insegnare qualcosa ai bambini. Ehi, per aprire questa porta fai questo calcolo, 5 più 4, quanto fa? 9, bravo, passa, sbagli, oh, hai sbagliato. Ok? Quindi devono essere proprio roba che ha come intento quello di insegnare qualcosa ai bambini, proprio dei giochi educativi al 100%. Baldi's Basics nasce come turning questi giochi in qualcosa di horror, tanto che poi c'è la scena dove tu sbagli e tipo si fa cappa tutto, inizia a diventare tutto horror. Quindi il mascotte in questo caso sta in quello, la cosa che tu ami quando sei piccolo sono questi giochi, appunto, questi educational horror, ok? Bestore di educazione è quello su cui ho fatto un video di YouTube, esatto. Brain training, esattamente. E sì, che horror, Baldi's Basics, ok? È molto horror. Solo che in Baldi's Basics c'è un, secondo me, uno sfottò di tutti questi giochi indie, tutti seri. Vabbè, sta di fatto che Baldi's Basics, quando era uscito, mi aveva interessato. Solo che è proprio quell'indie fatto in poco tempo, fatto assolutamente per parodia, che però è rientrato in questa categoria tramite merch, tramite lore e tramite youtuber, perché ho visto anche, cazzo, i video di teoria lore su Baldi's Basics, che sono disgusto. Ho visto certi video di alcuni youtuber per come l'hanno ho messo Baldi nel mio mondo di Minecraft. Baldi ti mangia se sbagli le operazioni. E ne ho visti un botto di sti video, cioè. Set a Baldi's Basics. Che quello di FabiJ era carino per come l'aveva fatto. È che a me non spuntano tutti. Ho visto un soggetto molto evitabile. Baldi's Basic, che ne so, Minecraft, ok? Non fate mai questo errore, ok? Ok, ti fa vedere tutti a quelli americani. Ti fa vedere tutti quelli americani. Mamma mia, Madonna santa, Madonna santa, è l'inferno. Io l'inferno me lo immagino in questo modo. Me lo immagino veramente in questo modo. La canzone di fare con lo stesso ritmo della canzone di Five Nights at Freddy's, perché così almeno i bambini la amano. Mamma mia,
Mamma mia. Brr. Actually, brr. Ok, The Living Tombstone. Ogni volta che The Living Tombstone fa una canzone su un videogioco, uccide il videogioco. Baldi's Basics. Per me Baldi's Basics va in B. Perché ancora non ci avevo messo nulla. No, però in realtà è interessante, al di là di tutti gli youtuber che hanno fatto tutti gli spin-off. Emily Wants to Play. Questo qua è un gioco che ha fatto Favijay, che ho visto tanto tempo fa. È un gioco dove tu sei tipo in una casa, ma molto jumpscare ovviamente. Ed era un gioco portato da Favijay, mi ricordo. Jumpscare del secolo, cioè vedi, gioco di 7 anni fa. Sì, mi ricordo come uno dei giochi peggiori che aveva portato Favijay. Il mascotte horror qua dove sta? Perché comunque erano pupazzi tutti e tre, roba che chiamavano i bambini, e quindi di conseguenza era diventato molto famoso in quel periodo. Solo che ancora non era sindrome di FNAF, secondo me, ma rientra comunque nei mascotte horror. A me piaceva quando era uscito, quindi te lo metto in B solo perché mi divertivo vedere Favijay esplodere. Oh cazzo, sono parte del meccanismo, sono molto incoerente. Boh, lo metto là solo perché non ho molto da dire su questo gioco. In realtà era molto semplice, era molto banale. Infatti credo che l'ho appena sceso in B. Garden of Banban. Arriviamo a Garden of Banban. Garden of Banban, se Poppy Playtime è la concretizzazione di cosa voleva dire spremere le mammelle di tutti questi bambini. Scusate, dire spremere le mammelle dei bambini, diciamo che non è una frase molto bella, però rubare i soldi dal portafoglio dei genitori dei bambini, ok, mettiamola così, si era già concretizzato. Garden of Banban è veramente prendere proprio solo dei dettagli di Five Nights at Freddy's e di Poppy Playtime e creare questo spin-off tremendo è veramente di una banalità atroce. È proprio il mascot horror per eccellenza fatto solamente per vendere delle copie. E il fatto che sia diviso in capitoli lo rende ancora peggiore. Lo rende veramente, veramente ancora peggiore. È proprio accostato a tutti i suoi colleghi. Per me va in F, purtroppo. Animazioni tremende, tra l'altro. Sì, perché è veramente fatto. Io l'ho giocato ed è terribile. È bellissimo Garten. È con l'accento, comunque, bro. Veramente Garden of Banban è una copia di Rainbow Friends e Poppy Playtime. Sì, però comunque prende sfumatore da tutti questi giochi. E comunque credo che Rainbow Friends sia uscito dopo. Messi vicini sembrano anche tipo cugini brutti. È che Garden of Banban non si impegna. Poppy Playtime un po' si impegna. Garten zero, cioè Garten proprio non si impegna. Deve essere così. È così. È fatto appositamente per i bambini. Choo Choo Charles l'ho giocato anch'io. Molti, se mi seguono su Twitch, stream ogni sera alle 20:30 in live su Twitch. E mi hanno visto giocarlo, mi hanno visto inizialmente apprezzarlo e poi odiarlo. Perché mi hanno visto inizialmente apprezzarlo e poi odiarlo? Perché Choo Choo Charles è dannatamente ripetitivo. Ci hanno provato a renderlo un attimino particolare, entrando tipo a recuperare l'uovo, cambiando le armi. E che poi, superata quell'ora e mezza di gameplay, non c'hai minimamente voglia di giocarlo. È l'unico modo in cui poi hai per continuare a stare fissato con Choo Choo Charles è tramite la lore, che loro hanno voluto inserire. Anche là abbiamo lore particolare, tutta sta lore forzata con cui hanno voluto attirare tutto questo pubblico che ama la lore. Però boh, dai, a me aveva attirato. No, rientra per me sempre nei mascotte horror, a tutti gli effetti. Però mi ricordo che questo era sviluppato da uno youtuber, era questa la cosa che me l'aveva fatto apprezzare, ovvero uno youtuber che aveva creato questo personaggio e aveva detto: dai cazzo, facciamoci un horror fatto come si deve. E tra l'altro era stato fatto tipo per una sfida con un altro youtuber e poi è diventato un effettivo gioco. Per me Choo Choo Charles va in B, perché l'avevo apprezzato quando è uscito, non lo so, mi era piaciuto, poi più andava avanti, era diventato molto molto stretto come gioco. Però inizialmente, I don't know, inizialmente era molto, ma come B? Inizialmente io l'ho apprezzato un botto quando è uscito. Io l'avrei messo in A.
No, molto meno. Davvero? Davvero vicino a Hello Neighbor, vogliamo metterlo? Spooky? Raga, qualcuno ha idea di cosa sia questo? Spooky qualcosa? Quella è la... Oh, ops, l'ho messo in A, scusatemi, ve lo metterò in B. Cos'è questo? Spooky Mansion. Spooky's House of Jumpscare. Spooky Jumpscare Mansion. Nemmeno voi sapete il nome, raga. Spooky Jumpscare Mansion si chiama. Ecco, la prima cosa che mi spunta è il peluche. Cos'è sta roba? Ok, qualcosa di molto carino che poi sempre diventa... Ok. Io non ho idea di cosa sia questo gioco, ragazzi. Mai visto, però sembra carino lo stile grafico. Niente, tocca metterlo in... Non ho visto. Oh, Doors di Netflix. Di Netflix. Volevo dire di Roblox. E la X finale mi ha distrutto. Volevo dire Doors di Roblox. Altro gioco fatto su Roblox che, a differenza di Poppy Playtime, ricordo che la prima volta che l'ho visto avevo detto: cazzo, ma questo non sembra male per essere fatto su Roblox. Era molto carino. Poi il concept era molto molto figo, sviluppato molto molto carino per essere su Roblox. L'ho provato e mi ha fatto cacare. Però tutto sommato nel genere non era male. Però non so perché sta nei mascotte horror. Io lo trovo sempre accostato ai mascotte horror. Ma non so perché. Forse è perché boh, è un gioco di Roblox e quindi il target è principalmente dei bambini. Però boh, per me Doors va in B tranquillamente. Era molto carino. Era quello delle porte dove piano piano dovevi andare avanti. Boh, not bad. My Friendly Neighborhood. My Friendly Neighborhood a metà tra un Muppet e Hello Neighbor. Aia, raga. Aia. Aia. Molto aia. My Friendly Neighborhood. Molto aia. Era uno di quelli meno carini. Era uno di quelli meno carini. Non era male, sembra carino. Questo è... Ma My Friendly Neighborhood è questo qua. Il mascotte horror qua dove sta? Che sono dei Muppet, i cattivi. I cattivi in questo caso, quelli che prima sono buoni e poi si diventano dei mostri tremendi. Ricordo che questo qua l'avevo scambiato per Hello Neighbor quando l'avevo iniziato a vedere. Solo che poi mi aveva interessato. Ho visto qualche video. Non è un brutto gioco, però è sempre, capito, quella lore alla Five Nights at Freddy's, quella lore alla Poppy Playtime. È molto una roba vista e rivista, secondo me. Però, boh, era godibile nel gameplay. Io forse lo metto vicino a Hello Neighbor solo per il nome. Non lo so, boh. Vabbè, sicuro il gameplay è diverso, però siamo sempre là nella fascia di giochi. Gioco incredibile, riporta un vecchio stile di Resident Evil. Non fa infliggere una paura passiva. C'è una specie di ansietta. Sì, vabbè, chiaro, chiaro. Hello Puppers. I don't know what the fuck is this. Hello Puppers. Cioè, Hello Puppers è a metà tra My Friendly Neighborhood e Hello Neighbor, praticamente. Cos'è Hello Puppets? Ok, ci sono sempre... La mascotte in questo caso sta in questi pupazzi. Questo è per VR. Ok, zero. Mai visto nemmeno questo. Mai visto. L'hai ordinata la pizza? E che ora arriva? Va bene. Dai, va meno 22:10. Mai visto questo, quindi va qua. Oh, Duck Season. Non l'avrei messo nella categoria mascotte horror. Però chiaramente ci rientra. Duck Season che cos'è, ragazzi, per chi non lo conosce? È un gioco horror basato su Duck Hunt. Ovvero il gioco, quello là per Atari, con la pistola dove dovevi sparare alle anatre. Niente, improvvisamente la cartuccia è stregata, molto molto creepypasta come roba. E per VR, se non sbaglio, Duck Season
Il concept mi era parso molto figo. Ho visto i gameplay, ho visto il trailer, era cazzo molto figo. Era per NES, non per Atari, scusatemi. E il gameplay era molto figo, era... Non lo so, quando era uscito avevo detto, cazzo, carino, ci ha messo un botto a uscire. E il fatto che era solo per VR lo rendeva poco accessibile. Però non lo so, era uno di quelli strafighi. Non lo metto in S, ma te lo metto in A, forse, vicino a Bendy. L'avevo apprezzato, però era molto breve. Molto molto breve, però Amen è un gioco per VR. I giochi per VR hanno un grande problema. Dovrebbe essere uscita la versione senza VR. Ah! Non lo sapevo. Total, non ne avevo la più pallida idea. Parchi Marchi. Ecco, questo già dal nome. Poppy Playtime, Huggy Wuggy. Parchi Marchi, è letteralmente Huggy Wuggy. Ah no, Sparchi Marchi. C'è Huggy Wuggy, capitolo 1, ovviamente. Dio santo. Cioè questo è... dicono, ok, dobbiamo fare un gioco per fare i soldi. Prendiamo tutte queste mascotte e facciamogli fare... No, ci sono pure gli SCP in questo. Ho visto... Vedo un SCP là in alto a destra. Si vede malissimo. Questo qua non è un SCP, tipo... Mo scopriamo che tutti sono SCP. Questo non è un SCP. Però sempre capitolo 2. Gioco per bambini, turned cattivo. Madonna santa. Sì, è un SCP, il 173, perfetto. Madonna santa. Proprio zero inventiva. Patetico cazzo questo. No, non lo conosco comunque, purtroppo. Bouncy Bear, Maids of Bouncy Bear, anzi, Maids of Bouncy Bear. Madonna, so. Che cazzo è Garden of Bamban 2? Cioè, se Garden of Bamban era la merda della merda, questa è la merda della merda della merda? Cazzo, se già si copiano tutti a vicenda, questa è la copia della copia di Garden of Bamban. Dio madonna, ma pure fatto così, cioè, Dio santo. È di un italiano questo? Chi è lo sviluppatore? È un gioco fatto da un iscritto di Gabby 16-bit. Davvero. Ma wow! È stato fatto da un dodicenne. Ah. Rimane una copia della copia della copia della copia della copia. Però per essere fatto da un dodicenne, cazzo. Fatto da un fan di Gabby 16-bit dodicenne, wow. Beh, ha guadagnato qualche punto sicuramente. Ok, credo abbia grandi problemi, però va bene, dai, mi dispiace, cioè non lo conosco, quindi... Oh, Amanda the Adventurer, non c'è molto da dire, siamo sempre là, qua hanno voluto mettere di mezzo l'analog horror che stava diventando celebre grazie alle backrooms, anche quelle rovinate da tutte queste speculazioni del cazzo, Cristo Dio. Amanda the Adventurer, boh, non lo so, cioè, per me è proprio tipo Almeno un po' meglio di Garden of Bamban, perché c'è la parte analog horror, però vabbè, gameplay, tra virgolette. Non era 18enne, ah, perfetto. Gameplay, vabbè, boh, per me va là. Però la lore è molto figa, ecco appunto. Si è caduto nella trappola. Joyville. Cazzo è Joyville?
No, Joyville è letteralmente il mostro che sta nei giochi per bambini. Letteralmente. Vabbè, mascotte horror per eccellenza. Però non ho preso Poppy Playtime, FNAF, preso malissimo, copiatone. Vabbè, è una Among Us. Questo è proprio atroce. The Baby in Yellow. Che nome di merda. The Baby in Yellow. Cosa Gesù Cristo e Dio è sta cosa? Ma che merda è? Oh mio Dio, questo sembra uno dei più brutti di stasera. Non lo conosco. Wick. Ok, in Wick la mascotte dove sta? Ok, sono sempre pupazzi, sembra. Ma questo non sembra malaccio. Questo non sembra male. Little Nightmare Inspired. Però effettivamente. Boh, mai visto purtroppo. Mai visto, quindi finisce qua. Ci ha giocato Zeb. Wow, non so dove sia il mascotte horror qui. Fred's Cereal Company. What the fuck is this? Ma che è sta roba? A parte è proprio design tremendo. Vabbè, sempre qua. Compagnia di cereali, pizzeria Freddy Fazbear, asilo nido, Garden of Bamban. Improvvisamente diventano cattivi e ti vogliono uccidere. Oh no! Va bene, molto bello. Questa è la copia della copia della copia della copia. È veramente senza anima sti giochi. Mr. Tomatoes. Cosa cazzo è sta? Questo non lo commentiamo, va bene, andiamo avanti. Non lo commentiamo. Bonnie's Bakery. Ok, questo nello stile già sembra più figo. Fa molto tipo Dolly Dolly... Dolly Dolly? Doki Doki Literature Club. Che aveva tutto quella roba e poi in realtà era tremendo. Qua probabilmente mangerai carne umana, sicura. Fresh Meat, esatto. Va bene, non lo conosco purtroppo. Angry Lamu. Ma è Lamu che conosco io? Madonna santa, cos'è? Vedi poi il video Angry Lamu, The Story and Ending Explained, The Secret Lore. Cosa cazzo è? Angry Lamu, The Musical. Ma che cazzo? Non ho idea di cosa sia sto gioco purtroppo. Ma fortunatamente, mai visto. Anche il mio figo sembra brutto per la grafica, ma si è trasformato in una roba figa. No, zero, non conosco tutta sta roba, purtroppo. Zero, zero, zero. Zero. Angry la muove un'idea stupenda. Zero. Oh, raga, abbiamo finito la tier list. È bellissimo come conosca tipo 5 giochi e il resto siano tutti qua. Onestamente, non abbiamo messo niente in C. Salad Finger. Ma quella è roba per acculturati. Tra l'altro sta uscendo il nuovo episodio. Dio, boh. È un lama cannibale. Ah, benissimo. Dai, va bene, va bene, va bene. Saliamo Hello Neighbor in C, ok? Così è perfetto. Così abbiamo la nostra bella tier list. Oh, adesso arriviamo al plot twist finale della serata. C'è un gioco su cui vi ho mentito. Un gioco che in realtà non è nella categoria giusta. C'è un gioco che è stato messo nella categoria sbagliata. Scopriamo quale gioco è. Tantan, tantan. Tantan, 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 tantan. Sto scherzando, è una battuta provocatrice. Perché è così divertente fare battute provocatrici con voi? Perché vi offendete subito, non vi si può toccare niente che vi offendete. A me diverte proprio questo, toccare le cose per cui vi offendete. Quando c'è qualcosa che vi piace così tanto che io vi faccio mettere a piangere. Vi faccio proprio mettere a piangere, sempre. La gag, la gag, la gag. Signori, io vi ringrazio per essere stati in live fino a quest'ora. Vi ricordo che io streamo ogni sera in live su Twitch. Vi ricordo che questo venerdì annuncerò il nuovo video, roba molto importante, quindi questo venerdì mi raccomando sintonizzatevi
qui su YouTube lo annuncerò come shorts, quindi mi raccomando, state attenti ai miei shorts questo venerdì. Inoltre abbiamo appena oggi annunciato questa roba con Sedia, sarà il tutt'altro podcast mio e di Sedia. Primi ospiti Federic e Pokedonks, sarà il 3 ottobre alle 20:30 su Twitch, quindi vi invito a seguirmi su Instagram per non perdervi nessun aggiornamento. Io vi ringrazio soprattutto per aver fatto andare bene il video di lunedì, e se non l'avete visto vi consiglio di recuperarlo. Io vi ringrazio ancora a tutte le sub di oggi, alle persone che hanno donato eccetera eccetera, anche se sono 4, però va bene, dai, l'importante è che tutto sia andato bene. Grazie signori, buonanotte e ci vediamo domani alle 20:30 in live su Twitch. Non so ancora con cosa. Buonanotte amici. Perfect list, grazie Samus. Ciao belli, buonanotte, dormite bene, mi raccomando. Andate a scuola, Cristo Dio, che non fate un cazzo dalla mattina alla sera, dai. Dai, su. Scuola. Andate a scuola, regà. Niente da fare. Andate a scuola, Dio Bo, che è una delle poche cose che davvero vi serve nella vita. Basta con Five Nights at Freddy's, Undertale, Hollow Knight e ste robe per bambini. Andate a scuola. Andate a scuola. A scuola.